Il quadro indiziario fa risaltare come causa determinante dell'omicidio l'impulso a provocare sofferenza e uccidere un essere umano. Il motivo futile dietro all'agguato cela l'unico vero intento, cagionare sofferenza e morte. Il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Roberto Ferrari, ha redatto il provvedimento di convalida del fermo dei due sedicenni accusati dell'omicidio di Thomas Christopher Luciani. Questo tragico evento, avvenuto domenica 23 giugno in un parco di Pescara, è stato descritto dal giudice come una vera e propria esecuzione. L'intera Italia è scossa da questa terribile storia che ha destato grande indignazione. La brutalità e l'assenza di compassione dei presunti assassini hanno particolarmente impressionato l'opinione pubblica, non solo per la giovane età dei protagonisti, tutti minorenni, ma anche per la crudele natura dell'atto. Thomas Christopher Luciani, anche lui di 16 anni, frequentava la scuola per diventare parrucchiere e viveva a Rosciano, un pittoresco paese sulle colline abruzzesi. In un momento tragico, il paradiso di questo giovane è stato improvvisamente sconvolto dall'orrore e dalla violenza. Thomas è stato vittima di un brutale attacco, subendo 25 coltellate in quello che può essere definito un vero massacro. Non ha avuto modo di difendersi, come dimostrano le mani prive di segni di lotta, mentre il torace è stato atrocemente martoriato. Il movente del delitto sembra essere legato a un debito di droga relativamente modesto di circa 240 euro. Tuttavia, nessuna somma di denaro può giustificare un simile atto di estrema violenza e crudeltà. «È stata una questione di rispetto», ha confidato agli amici uno dei due ragazzini indagati. Un delitto di efferata violenza, dove un giovane è stato tragicamente ucciso per una somma di poco più di 200 euro. Questo è quanto ha scritto il giudice riguardo al movente dell'omicidio e alla sua decisione di convalidare il fermo dei due giovani, ora detenuti in un carcere minorile. Devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari, tenuto conto della gravità dell'omicidio, che manifesta un'inclinazione oltremodo violenta degli indagati, di gran lunga eccedente il movente all'origine dell'aggressione. Si ritiene che la riscossione del credito abbia solo attivato l'impulso criminale. I due ragazzi arrestati provengono da famiglie rispettabili. Uno è figlio di un carabiniere, l'altro di un avvocato. Ciò che hanno compiuto è stato oltre ogni immaginazione. Dopo aver commesso l'omicidio, hanno proseguito come se nulla fosse accaduto, recandosi al mare per fare il bagno e scattarsi delle fotografie, ora parte del fascicolo d'inchiesta. Una di queste immagini mostra uno degli arrestati in un atteggiamento di evidente orgoglio, come se l'atto di uccidere fosse motivo di vanto. Il giudice ha fatto riferimento anche a questa foto nel suo provvedimento. Seduto in posa su un lettino dello stabilimento balneare, indossa verosimilmente gli stessi abiti che aveva quando ha ucciso, emerge dalla narrazione delle testimonianze raccolte. Le testimonianze provengono dagli amici che facevano parte del gruppo dei due presunti assassini e che avrebbero assistito impotenti alla tragedia. Dopo il delitto, i due accusati hanno acquistato marijuana e sulla spiaggia hanno stretto un patto di silenzio, come riportato nel decreto di fermo e testimoniato da uno degli amici presenti al momento dell'orrore. «Mentre camminavamo mi è stato detto che questo doveva rimanere tra noi cinque». L'arma del delitto è stata nascosta dentro un calzino e gettata in mare dalla scogliera, dove i sommozzatori dei vigili del fuoco continuano a cercare. I video provenienti dalle telecamere di sorveglianza sparse nella zona hanno giocato un ruolo cruciale nella ricostruzione di questa drammatica vicenda. Gli inquirenti hanno analizzato attentamente i filmati, fotogramma per fotogramma, fornendo prove incriminanti contro gli indagati, come ancora evidenziato nel provvedimento. Le versioni rese da tutti i testimoni sono concordanti tra loro e collimano con gli elementi oggettivi acquisiti, esame medico legale, telecamere di sorveglianza. Ciò che le telecamere hanno documentato è una sequenza vera e propria di terrore.
Alle 16:46 i fotogrammi mostrano due giovani che si incontrano nel parco vicino alla stazione. Uno è la vittima, l'altro uno dei suoi aggressori. Questo è quanto afferma il giudice nel suo provvedimento. Giungevano a piedi due ragazzi, uno di corporatura esile con un paio di bermuda blu, una felpa con un cappuccio di colore bianco e un paio di scarpe scure. L'altro, molto più alto del primo, indossava una t-shirt di colore nero, dei bermuda scuri, un cappellino con visiera tipo baseball e delle scarpe da ginnastica bianche. Dopo aver percorso il viale del parco, i ragazzi andavano vicino a dei tronchi di albero posizionati davanti a un campetto area da gioco. Poco dopo sono arrivati gli altri ragazzi del gruppo. La ricostruzione dell'evento prosegue. Uno dei cinque si alzava dalla panchina e raggiungeva i primi due ragazzi. Dopo alcuni secondi, il ragazzo con la felpa bianca rientrava nella vegetazione dietro il campetto in compagnia del ragazzo con la t-shirt nera e dopo alcuni minuti i due ragazzi venivano seguiti da altri quattro nella vegetazione. Da lì si vedevano riuscire i ragazzi uno ad uno e per ultimo, alle 17:21, usciva un ragazzo alto con i capelli scuri sotto una visiera tipo baseball. Si incamminava lungo il vialetto in direzione nord. Il ragazzo con la felpa bianca e i bermuda blu, poi identificato in Thomas Christopher Luciani, non si vedrà più uscire. Il giovane era già morto. È stato il figlio di un altro carabiniere a dare l'allarme e a consentire il ritrovamento del cadavere. Questo coraggioso testimone, consapevole della gravità dell'accaduto, ha raccontato tutti i dettagli dell'aggressione prima ai familiari e poi agli investigatori. Ha descritto come uno dei ragazzi del gruppo avesse dichiarato di voler dare due schiaffi a Luciani per un presunto debito di droga, ma quanto accaduto nel parco è stato ben più atroce e grave, un omicidio. La vittima è stata accoltellata 15 volte da uno dei fermati e 10 volte dall'altro. Entrambi hanno continuato a colpire nonostante Luciani fosse già a terra senza vita e hanno persino continuato a calciarlo e a sputargli addosso. È stato un atto di estrema crudeltà. Il testimone ha riferito un dettaglio ulteriormente raccapricciante. Thomas faceva dei versi, era quasi morto e loro gli dicevano di stare zitto. Il paese è in stato di shock. La famiglia Luciani è devastata dal dolore, mentre quelle dei due ragazzi accusati sono nella disperazione più totale. Simone, fratello di uno dei giovani di 16 anni coinvolti, ha dichiarato: «Mio fratello è accusato di questo massacro e se ha sbagliato dovrà pagare. È pur sempre mio fratello, gli vorrò ancora bene, però deve pagare il giusto per quello che ha fatto. Ha bisogno di andare negli istituti dove potrà essere aiutato. Non chiediamo sconti, crediamo nella giustizia. Chiediamo scusa alla famiglia e le staremo vicino. Non si meritava questo. Ho pianto un sacco per Thomas. A me e alla mia famiglia dispiace prima di tutto per lui, che non c'è più». Anche la nonna di Thomas ha voluto dire la sua. Si chiama Olga Cipriano e ha preso il ruolo di madre per il ragazzo che era stato abbandonato dai suoi genitori fin da piccolo. Ecco le parole. «Non si può uccidere un ragazzino così. Era come tanti altri, non un delinquente, non un tossico, non un drogato. Era come quasi tutti quelli della sua età. Non amava troppo le regole. Faceva progetti, li disfaceva. Mai avremmo pensato che potesse finire così, su quel prato.